Rocco Buttiglione, filosofo, docente universitario, politico, ministro due volte, vicepresidente della Camera, presidente di partito, l'UDC, uno dei teorici, dicono le biografie, di Comunione e Liberazione. In realtà, mi pare, un ragazzo che ha incontrato la fede grazie a Don Giussani. A Don Ciccio e a Don Giussani. Don Ciccio era l'amico di Don Giussani che stava a Catania. Io allora ero un ragazzino che viveva a Catania e ho incontrato Gioventù Studentesca attraverso Don Ciccio. Poi è venuto Don Giussani a fare gli esercizi spirituali a Trecastagni. Mi ricordo ancora quello che ci ha detto. Ha detto, lui parlava con la voce roca, se a voi non vi interessa la vita eterna, io vi capisco. Aveva letto quel passo del Vangelo in cui Gesù promette ai suoi discepoli la vita eterna è il centro in questa vita. Se non vi interessa la vita eterna, io vi capisco, perché non sapete cos'è. Ma non vi interessa il centro in questa vita? 100 volte più passione nell'amare una donna? 100 volte più amore nel studiare una cosa? 100 volte più impegno in un lavoro, in un'amicizia, in un'impresa? Se non vi interessa di vivere 100 volte di più, allora proprio non vi capisco. E io gli ho chiesto, e come si fa? E lui mi ha detto, vieni e segui. Io sono venuto e ho seguito, non sono convinto di aver capito ancora, però continuo a seguire. Lei era uno studente, a parte che insomma, nella sua biografia ci sono tappe, lei mi sta dicendo Catania, poi però la ritroviamo a Torino, poi la troviamo a Roma. La cosa interessante è che lei a Torino era un ventenne che veniva preso e spostato di peso dalla polizia perché partecipava ai sit-in, correva il 68 È successo una e volta sola, dintorni. l'occupazione di Palazzo Campane, non avevo 20 anni, ne avevo 19, novembre del 1967. E poi la ritroviamo a Roma, invece picchiato dai fascisti, sempre in quegli Ah, ma anni, lei delle sa tutto. contestazioni studentesche. Sì, perché la gente non sa che il 68 in realtà comincia nel 1967, con l'occupazione di Palazzo Campana e anche di Pisa, e che il 68 è molto diverso dal 69. Il 68 è aperto, è libero, i cattolici partecipano, c'è un grande desiderio di lotta contro l'ipocrisia e di fraternità. Il 69 invece sono i gruppuscoli armati che prendono il controllo del movimento. Per me la data decisiva, ma in altri posti sarà stato diverso, è Roma, marzo, credo fosse marzo del 69. C'era un corteo degli studenti medi che andavano verso la facoltà di filosofia che era occupata da quelli della sinistra. I fascisti escono dalla facoltà di legge con l'intenzione di aggredire il corteo. La maggioranza, che eravamo noi, dei non violenti, decide di fare un cordone per impedire ai fascisti Di di picchiare quelli di picchiare i sinistra. ragazzini. Noi facciamo il cordone, tra l'altro ero sotto braccio una ragazza bellissima che poi non ho più visto in vita mia, e quelli arrivati a 10 metri da noi smontano le bandiere e cominciano a picchiare. A me, mi colpiscono, mi incrinano un ginocchio. E naturalmente noi rimaniamo sul campo. Da filosofia escono armati i gruppuscoli di sinistra, c'è lo scontro. Da quel momento in poi il movimento non è più non violento, non è più aperto, il movimento è egemonizzato dalla sinistra e i fascisti sono quelli con i quali c'è la guerra. Ma la domanda che generò il 68 era una domanda politica, a questo punto dico professore. Secondo me no. C'era una società profondamente alienata che affermava teoricamente valori cristiani, ma nei quali la vita era retta da altre logiche, di successo, di affermazione di sé. In questa società c'era una grandissima domanda di comunità, di riconoscimento, di se stessi per la propria umanità. C'era in fondo una domanda di senso, una domanda di senso religioso. E il dramma è che quando a una domanda religiosa dai una risposta politica, questa risposta politica deve essere assolutamente estremista, perché qualunque soluzione pratica, concreta, plausibile, non è sufficiente a colmare il desiderio del cuore. E quindi la parola più odiata era la parola riformista. Ah, hai fatto una proposta applicabile, quindi sei un riformista. Quello che noi vogliamo è l'assoluto. Nanni Balestrini mi pare che ha lanciato la parola d'ordine, chiediamo l'impossibile. Ma quella non è una domanda politica. La domanda profonda dell'uomo è una domanda religiosa, è la domanda di essere amato, di incontrare un amore vero. Gesù Cristo è quello che ti offre un amore che è fedele, che è capace di perdono, con il quale puoi andare avanti per tutta la vita. È possibile perfino incontrare una donna e rimanere con lei tutta la vita.
il miracolo più grande. Le è successo. Mi è successo. Quattro figlie, via, giusto? Quattro figlie, 12 nipoti. Complimenti. Senta, quest'anno il tema del meeting, con questi titoli di Albert Müller sempre lunghissimi, riporta un tema che tra l'altro è caro a quel mondo. Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice. Ma le forze che muovono la storia sono gli Stati Uniti, la Russia, la Corea, i paesi arabi, oppure? La storia è come una torta a diversi strati. Lo strato più superficiale è la storia politica. Ci sono i grandi leader, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Trump, Putin, ma questi fanno politica con le energie che la società mette a loro disposizione, e queste energie sono quelle dell'economia. Il secondo strato è quello dell'economia, sono i Marchionne, gli Agnelli, i Bezos, quelli che organizzano l'economia, ma anche milioni di persone che lavorano, e lavorano in certe forme. Poi c'è un altro strato che è ancora più profondo. Ma chi me la fa fare la mattina ad alzarmi, di andare a lavorare? Chi me la fa fare di amare una donna, avere dei figli e lavorare per quei figli? Da dove viene l'energia per la quale un uomo dedica la sua vita lavorando a mantenere una famiglia? E questo è il livello religioso. In un modo o in un altro, ognuno di noi che vive e che lavora lo fa perché trova dentro di sé, nella sua autocoscienza, diceva Giussani, la coscienza che tu hai di te stesso è quella che ti mobilita. Se il contenuto di questa coscienza è la presenza di Gesù Cristo, allora vivi in un altro modo. I filosofi direbbero è l'assoluto, ma l'assoluto diventa concreto attraverso volti, persone. Ultimamente nella storia lo è diventato attraverso la persona di Gesù Cristo. E la sua comunità, e la gente che lo testimonia, per chi lo crede. Sì, perché lui ha dato ai suoi discepoli la capacità di far incontrare agli altri uomini, a quelli che incontreranno loro, un amore vero come il suo amore. E questo è il senso di una comunità e dell'appartenenza alla Chiesa, insomma, Chiesa, no? Senza sì, essere certo. Settari. La sua appartenenza alla Chiesa attraverso il volto di Comunione e Liberazione ha avuto fasi diverse, perché la vita è grande e anche la vita dei movimenti grande cambia. Lei quest'anno è al meeting di Rimini, e al meeting di Rimini parla del pensiero di Papa Bergoglio. Ora, come lo definirebbe intanto Papa Bergoglio? Così. Prima di tutto? È un gaucho. Un populista, dicono. Sì, è vero. Bisogna capire che vuol dire. Però in un certo senso è vero. Veda, le grandi forze popolari, come per esempio in Europa i democratici cristiani, io sono un democratico cristiano, più tedesco che italiano, ma comunque, iniziano come populisti. Il popolo soffre e loro ascoltano il grido del popolo. Poi i populisti che maturano imparano a costruire risposte alla sofferenza del popolo e convocano il popolo, anzi convocano le masse, che diventano popolo nel momento in cui qualcuno li convoca, per un progetto di libertà, di liberazione. Bergoglio è uno che vive profondamente l'esperienza del popolo e si sente uno chiamato a convocare il popolo, a trasformare la massa in popolo. E in questo c'è un compito della politica, ma c'è un compito anche della Chiesa, perché quello di popolo è anche un concetto ecclesiastico, eucaristico. Cosa convoca il popolo? Di Dio. La capacità che un altro entri a far parte della mia vita. E quindi si genera una passione per la vita dell'altro, per cui due diventano una cosa sola. Certo, nella storia questo avviene attraverso esperienze storiche, ma l'esperienza della fede, l'esperienza della fede che anima i padri di famiglia, le madri di famiglia, a lavorare per i loro figli, a creare insieme con gli altri padri e madri di famiglia delle comunità, a fare ospedali, a fare case di riposo per gli anziani, a creare un'operatività sociale per rendere la vita più umana. Questa fede nasce dal cuore. Tutte le cose importanti nascono dal cuore. Quello che costruisce la società non è diverso da quello che costruisce la felicità di una famiglia, è la liberazione del cuore. E questo è molto netto come filone di pensiero nella continuità con Giovanni Paolo II e con Papa Benedetto, lo dico apposta perché in genere questi tre pontefici vengono contrapposti, due a uno, lei li ha conosciuti tutti e tre, la continuità dov'è?
La continuità è nella fede della Chiesa. La fede della Chiesa è Gesù che cambia il cuore. E ha cambiato il cuore di questi tre uomini, come di tanti altri. Cambiando il cuore, cambia il cuore di tre uomini molto diversi l'uno dall'altro. Riguardo all'Amoris Laetitia, che è una delle pietre dello scandalo per gli oppositori di Francesco, no? Lei ha dato la stampa... Non l'unica. Non però una. Bisogna puntarsi su qualche cosa sempre, no? Quindi, lei ha dato alle stampe un libro che si intitola Risposte, tra parentesi, amichevoli, ai critici di Amoris Laetitia. Ma la prefazione del Cardinal Müller, che è considerato dagli stessi oppositori un alfiere della vera dottrina e quindi un nemico di Bergoglio. Io ho parlato a lungo con Müller. Müller è un teologo cattolico siccome è un teologo cattolico potrà avere delle riserve sulla linea pastorale di Bergoglio, non lo so, sono cose che non mi permettono di mettere poche. Però è in profonda comunione con Bergoglio. Comunione in che cosa? Nella dottrina e nel sacramento della Chiesa. Cosa dice Bergoglio? Qualcosa che è rivoluzionario come linea pastorale. Io capisco che alcuni non siano d'accordo, ed è anche lecito che non siano d'accordo, perché le linee pastorali sono una cosa umana, ma che è profondamente tradizionale come teologia. La teologia ci ha sempre detto, io non sono un grande teologo, però ho studiato il mio catechismo, che quando ero giovane io era ancora quello di San Pio X, perché ci sia un peccato, è necessario che ci sia materia grave, l'adulterio è materia grave, sempre e comunque, nessuno si faccia illusioni. Piena coscienza, no? Brava, è deliberato consenso, piena avvertenza, è deliberato consenso. Questi due elementi soggettivi possono mancare. Diceva Don Giussani, non abbiate mai paura di giudicare gli avvenimenti, quello che succede. È buono o cattivo, quello che accade, devi giudicarlo. Non giudicate mai le persone, perché solo Dio conosce il cuore dell'uomo. Cioè, esatto. Il lato soggettivo di cui parlavamo prima. Mi piace poi in quel titolo, risposte amichevoli ai critici amore. Questa amichevolezza, non so se il termine lo si può coniare, nella Chiesa manca. Ovvero, io sono favorito. Ci sono bande armate che rivangano parole desuete, tradizionalisti, progressisti, eccetera, che non sono affatto amichevoli l'una verso l'altra. Qui la verità a volte sembra che non interessi niente a nessuno, interessa colpire. Si fa una polemica per colpire l'avversario, non per scoprire insieme la verità, che corregge lui e può correggere anche me. Ma come mai, secondo lei, questa opposizione così poco amichevole nei confronti di Bergoglio? E le chiedo, c'è stata anche verso gli ultimi papi? Certo, o ce lo siamo dimenticati? Ve lo siete dimenticati. Io sono entrato in questa polemica perché hanno tentato di opporre Giovanni Paolo II a Papa Francesco. Io ho detto no, non è possibile, non è possibile. Perché i successori di Pietro non si oppongono l'uno all'altro. Ma poi non è possibile perché la dottrina fondamentale è la stessa. I nemici di Bergoglio, con eccezioni, non tutti, ma la gran parte, il 90% degli avversari di Bergoglio, erano avversari di Giovanni Paolo II, erano avversari di Ratzinger, di Benedetto XVI, erano avversari di Paolo VI, erano avversari del Concilio. Vogliamo dirci la verità? Il 90% di quelli che hanno attaccato Amoris Laetitia e hanno cercato di coprirsi con uno, due, tre, quattro intellettuali di alto rilievo, e anche miei amici, che non appartenevano a quella storia lì, ma il 90% dei critici sono quelli che non hanno accettato il concilio. Quindi dovremmo tornare all'alleanza fra il trono e l'altare e abbatterci per restaurare in Francia la monarchia di diritto divino. Questa è la realtà, non di tutti, ma di una parte grande, largamente maggioritaria degli avversari. Non c'è solo questa opposizione a Bergoglio, no? È un bersaglio molto facile, anche perché è l'unica voce autorevole forse al mondo oggi. Ci sono diversi tipi di opposizione. C'è l'opposizione di quelli che erano contenti perché era caduto il marxismo e pensavano che il problema dei poveri ormai non si ponesse più. Invece non Bergoglio, Giovanni Paolo II aveva detto, guardate che il marxismo, la colpa più grave del marxismo qual è? Di avere tradito i poveri. Ma non è che i poveri si siano inventati Carlo Marx. Certo. I poveri, la sofferenza, lo sfruttamento, l'ingiustizia sociale c'erano prima di Marx e continuano anche dopo la morte del marxismo. E oggi chi protesta contro l'ingiustizia sociale nel mondo non ha molti punti di riferimento se per guardare. La Chiesa. Uno è Bergoglio, forse sì. L'unico. Poi c'è anche un altro tipo di opposizione a Bergoglio, che è più umana e che mi è simpatica. Bergoglio è latinoamericano. I latinoamericani sono diversi da noi.
E loro hanno sopportato per tanto tempo papi europei e adesso tocca a noi sopportare un papa latinoamericano. Sa qual è la differenza tra Ratzinger e Bergoglio? Se lei fa una domanda a Ratzinger, Ratzinger non risponde subito, ci pensa, scrive un volume di 500 pagine che contiene tutti gli aspetti del problema, visto da destra, da sinistra, di sopra, di sotto. Se lei chiede, fa una domanda a Bergoglio, Bergoglio le dà una risposta fulminante subito, perché pensa, io ho l'attenzione di questa persona per 45 secondi, qual è la verità di questo momento? La cosa che devo dire in questi 45 secondi per scuoterlo e metterlo in cammino, per fargli venire la voglia di... E questa è la sua risposta, che oggi è una, domani è un'altra, perché in un'altra situazione cambierà la risposta. È tipico quando ha detto, se uno parla male di mia madre, io gli do un pugno. È chiaro che non lo penso davvero, è chiaro che non mi prenderebbe mai a pugni nessuno. Però se io non sento l'impulso di prendere a pugni chi parla male di mia madre o della Chiesa... Ho un problema con mia madre. Sono sbagliato dentro. Certo. Senta, professore, parlavamo prima della sua famiglia. Che cos'è la famiglia? Quanto le è stata cara e importante la famiglia, al di là delle definizioni, anche queste dottrinali, che spesso hanno un po' di incrostazioni intorno? Sa, la famiglia è la comunione, è la presenza di Cristo nella mia vita. Voglio dire, come comincia la comunione? Con il fatto che il cuore si rompe e diventa capace di accogliere dentro altri. E allora io sono parte, accetto di appartenere ad altri. Appartenere ad altri nell'amore è la libertà più grande. Ovviamente appartenere agli altri per la violenza è la schiavitù più grande. E Pia, Maria Pia, significa nella mia vita che un'altra persona è entrata dentro di me così profondamente che io non posso definire chi sono io fuori dalla relazione con lei. Teoricamente questo è vero per ogni persona umana, perché in Cristo tutti sono una cosa sola. Però esistenzialmente, psicologicamente, questo diventa concreto attraverso alcune persone, poi pian piano anche altre, no? Ma il centro, il punto che ti penetra nel cuore con più profondità è tua moglie e i tuoi figli. Forse c'è una cosa sola cosa che entra più profondamente che non i figli, e questi sono i nipoti. I critici più duri di Bergoglio gli imputano di essere poco attento ai valori tradizionali, ci mettono anche in mezzo appunto la famiglia, il matrimonio. I valori non negoziabili. I valori che starebbero alla base dell'Europa cristiana. Lei ha risposto in maniera molto netta con un'affermazione di questo tipo dicendo: ma la Chiesa conta meno in Europa, è vero, ma anche l'Europa conta meno nel mondo. Dobbiamo distinguere due cose. Una sono i valori nella loro dimensione più profonda, esistenziale, che comune a tutte le culture. L'altro sono invece ciò che è tipico dell'Europa. La Chiesa non è europea, è cattolica. Noi europei, e la Chiesa di Dio che è in Europa, abbiamo il compito di difendere l'eredità della nostra cultura, ma dobbiamo anche capire che oggi la Chiesa è davvero cattolica. Cattolica significa in greco kata olon, secondo la dimensione del tutto, e quindi è cattolica, ma è anche latinoamericana, ma è anche africana. Lo sa lei che uno dei grandi fatti del pontificato di Wojtyła è che l'Africa è diventata cristiana. Sotto il Sahara l'Africa è cristiana, maggioritariamente cattolica, e l'Asia sta avendo uno sviluppo missionario straordinario. Oggi in Europa e negli Stati Uniti vivono forse un terzo dei cattolici del mondo. E mentre la Chiesa in Europa sembra essere accartocciata su se stessa, sembra perdere la capacità stanca di essere punto di riferimento della società, nel mondo la Chiesa cresce. È vero che la Chiesa conta meno in Europa, ma è anche vero che l'Europa conta meno nel mondo. Esatto. Ma che cosa è rimasto del sogno dell'Unione Europea, che è nata da un'idea di Europa? Io spero che sia rimasto tanto e che il progetto possa essere rimesso in movimento. Se qualcuno ci rimette mano però, Sa, noi abbiamo fatto grandi cose con l'energia spirituale mobilitata da Giovanni Paolo II e poi con il progetto politico guidato da Helmut Kohl. È crollato il comunismo. I paesi dell'est europeo hanno costruito economie di mercato funzionanti.
e quindi hanno un livello accettabile di benessere. Abbiamo riunificato la Germania, abbiamo creato l'euro, che non è una moneta, l'euro è la pace, l'euro è la garanzia che non ci sarà mai più una via a parte della Germania, che non ci sarà mai più un impero tedesco. Perché questa Europa che ha garantito invece... se stessa la pace è andata a portare la guerra altrove? No, ma perché? Perché alla fine siamo stati sconfitti. Tra il 1998 e il 2005 abbiamo perso la battaglia per i valori cristiani della Costituzione, che non è un fatto astratto, è come dire che l'Europa dell'Est che entra in Europa non è l'amplificazione della vecchia Europa, è una cosa nuova, sono i valori cristiani, anche greci se vuole, della civiltà europea, riscoperti nella lotta contro il comunismo, contro il totalitarismo, contro l'oppressione, che tornano ad essere patrimonio di tutti gli europei. E abbiamo detto di no. Poi abbiamo perso la battaglia sulla Costituzione. E da allora l'Europa è dominata da una ideologia cosmopolita che conosce solo il mercato, non conosce la fraternità dei popoli. E pensa, sono questi qui che dicono, ah, io sono europeo, non mi sento italiano. Ma come? Questa elite, la quale pensa di essere ugualmente a suo agio, a Roma, a Berlino, a Parigi, e sono stranieri dappertutto, perché non parlano il linguaggio del posto, non mangiano il cibo del posto, non bevono il vino del posto, non cantano le canzoni del posto. E non vivono i problemi della loro gente. E ovviamente non vivono i problemi della loro gente. E allora abbiamo questa rottura. Da un lato i tecnocrati, che sanno tutto e non capiscono niente. Dall'altro i populisti, che capiscono il dolore del popolo, ma non sanno come si trovano le soluzioni per rispondere al dolore del popolo. E quindi ripetono il dolore del popolo. Non basta urlare slogan. Dopo che ho gridato tutta la mia rabbia, non ho risolto niente, sono ancora fermo al punto di partenza. E quindi? Che forza può muovere questa storia perché non sia chiusa definitivamente, ma sia aperta al futuro? Non lo so. Ci sono due risposte. Una, abbiamo degli interessi comuni molto forti. Quando Trump ci prende a ceffoni e dice ma che G8, G9, G7, il mondo lo governo io insieme con la Cina e con la Russia, faccio il G3 e voi non contate rigorosamente nulla. Io mi auguro che questo provochi una reazione, soprattutto in Germania, perché a volte in Germania hanno l'illusione che possono fare da soli, ma non è vero, la Germania a livello mondiale è piccola. Quando ha fatto da solo ha fatto malissimo, quindi. A parte questo, ma oggi è piccola. Insieme noi possiamo guidare il destino del mondo, divisi no. L'altra cosa, però questa non è una risposta giusta, perché raramente, diceva Giovanni Paolo II, che gli uomini non riescono a realizzare i loro interessi veri di lungo periodo se non alzano lo sguardo verso il cielo dei grandi valori. E se Dio non mette lui il suo dito nella storia, allora bisogna pregare che Dio, come ha fatto già altre volte, metta il suo dito nella storia e trovi uomini che gli danno il sostegno perché questo dito possa penetrare dentro il cuore dell'Europa. Come gli Hobbit o come una banda di ragazzini che riesce a sconfiggere il male. So che lei è un fan di Harry Potter. È vero. È così, per questo. È vero. Una mia amica scrisse una lettera a Ratzinger spiegandogli che Harry Potter era malvagio perché c'erano elementi New Age dentro Harry Potter. È vero, ci sono elementi New Age, ma la cosa fondamentale è profondamente cristiana. Quando Voldemort dice a Harry Potter non c'è né bene né male, c'è solo il potere, e Harry Potter risponde no. E questo l'ho detto Giovanni Paolo II, che si è commosso. Era esattamente come dicevo prima nel Signore degli Anelli, no? C'è l'anello del potere, non è la cosa più desiderabile nella vita, cosa. Tanto che lo si può buttare. Non è l'ultima cosa, si deve buttare. Quando sei riuscito a ottenerlo. Senta professore, lei adesso è felicemente tornato a essere solo professore ed è docente della cattedra Giovanni Paolo II presso la Pontificia Università Lateranense. È vero. A testimonianza che questo pensiero, qualche volta considerato passato, è ancora vivo e provocante nel senso letterale del termine. Ma le università pontificie hanno un ruolo culturale anche nel nostro paese, ancora o no? Ah, è una bella domanda. Sarebbe presuntuoso rispondere con un sì o con un no. Certo. È una sfida. Siamo capaci di svolgere questo ruolo? Mi auguro di sì. Cosa dovrebbe... Ce l'ha ricordato il Papa in un documento recente. Perché
viviamo in un mondo in cui c'è molta presunzione di sapere e poco sapere reale. Le facoltà pontificie dovrebbero creare persone, educare persone, che hanno la capacità di giudicare tutto a partire dalla presenza di Cristo nel cuore dell'uomo, ma anche nel cuore della società. Prenda il campo delle scienze storiche. Cosa sa? Si immagini cosa vuol dire scrivere la storia a partire dall'esperienza della pietà popolare, le cose che hanno messo in movimento il cuore degli uomini e hanno generato l'energia che poi è servita per costruire l'economia e sopra l'economia anche le strutture politiche. Quello che l'ha capito più di tutti, no, quelli che l'hanno capito più di tutti, sono stati tre uomini. Uno è un tedesco ed è Max Weber, c'è il libro famoso di Weber sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo, un libro invecchiato, tutto sbagliato, salvo un'intuizione geniale, l'energia che fa la storia, la mobilità, l'autocoscienza religiosa. Questo rimane. Il resto. Un altro è stato un prete romano, Don De Luca, che ha scritto una bellissima prefazione per una storia della pietà popolare in Italia. Poi non ha scritto la storia della pietà popolare in Italia, ma la prefazione dà gli elementi metodologici per pensarla, no? Cosa fa la storia? La fede, ma la fede non astratta, i dogmi, la fede vissuta dalla gente, la fede che diventa vita della gente. Allora dobbiamo andare a vedere la storia dei santi, perché è attraverso i santi che la fede penetra nella vita della gente e la gente si fa santa, ognuno di noi è dentro una catena di santità che è passata per suo padre, per sua madre, per i preti che ha incontrato, per qualche professore, speriamo anche, per gli amici, è questo che fa capire in profondità la storia. E le crisi di questa autocoscienza sono le crisi della storia. Il terzo è stato l'Abbé Bremond. L'Abbé Bremond ha scritto per la Francia quella storia della pietà popolare che De Luca ha teorizzato, ma non ha scritto per l'Italia. Grazie di questi consigli di lettura. Ogni tanto mi lascio prendere la mano. Senta, professore, me la regala una colonna sonora per questa nostra chiacchierata? Una musica che ama particolarmente adesso o per sempre, chissà. Una musica è di Claudio Chieffo. Ave Maria, Signora del Mattino. Io non riesco ancora a sentirla senza commuovermi. L'altra è di Wagner, è l'Olandese Volante. Sa la storia dell'Olandese Volante? No? L'Olandese Volante può tornare soltanto un giorno ogni 7 anni, torna a terra, sposa una donna. Lui ha bestemmiato, è stato Lo sanno condannato. tutti perché hanno visto i Pirati dei Caraibi, quindi è Ah, stata i lì. Pirati dei Sì, Caraibi l'ha raccontata. esatto. La storia che racconta Wagner è che lui va a terra, sta per sposare Senta, non l'ha sposata ancora. Senta lo ama veramente. Però lui ascolta un dialogo tra Senta e Erich il cacciatore, che le dice: guarda, quell'uomo ti manderà alla rovina. Erich è innamorato di lei fin da bambino. E lui ha l'impressione che Senta ami Erich. E allora fa una cosa inedita. Riprende il mare senza sposarla, per evitare che finisca l'inferno. Offre la sua salvezza eterna in cambio della salvezza eterna della donna amata. E nell'ultima scena, Erika si getta nelle onde per seguirlo, cantando: da lode al tuo angelo e alla sua promessa, qui sto io fedele a te fino alla morte. È bellissimo. E contro tutti quelli che pensano che Wagner sia un cristiano posticcio che diventa cristiano solo alla fine, è la dimostrazione della profonda ispirazione cristiana di Wagner. Wagner è molto complicato, ci sono molte vie d'uscita da Wagner, alcune Sì. pericolose, ma il filone più puro è la creazione della comunione attraverso il sacrificio. Grazie professore, grazie di Prego. cuore. Ave Maria, splendore del mattino, puro il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, protegga il nostro popolo in cammino, la tenerezza del